Vediamo, eh. Vai. Ok. Allora. Si è conclusa lo scorso weekend la festa degli alberi e dei prodotti tipici locali nella nuova location nel Bosco del Beato Sante di Monbaroccio, che si è tenuta sabato 19 e domenica 20 maggio. Questa manifestazione, da oltre 30 anni, dedica la sua attenzione alla natura, al gusto e all'artigianato, attraverso il mercatino di prodotti tipici, i laboratori e le attività per grandi e piccoli, come le visite guidate nel bosco a cura degli studenti dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. 26 alunni della scuola professionale, infatti, si sono impegnati nella riapertura e nella riqualificazione del sentiero principale del bosco e nella mappatura di quelli secondari. Ecco, così possiamo scoprire. Il presidente della Proloco di Monbaroccio, Damiano Bartocetti, cresciuto con i frati francescani, si dichiara entusiasta del successo riscosso in queste due giornate. Dopo 30 anni la festa degli alberi non poteva avere un grande sviluppo come averla portata, aver avuto il coraggio, la forza di portarla in questo bellissimo bosco, in questa bellissima bellissimo santuario, bellissimo complesso, perché è un bosco di circa 8 ettari, e presenteremo un progetto alla Regione Marche, che la Regione già oggi si è sbilanciata nel dire che ci darà una bella mano. E poi, quale momento migliore non poteva esserci proprio qui nel bosco? Oggi anche la rappresentanza di tutte quelle forze di polizia che controllano il bosco, la natura, l'ambiente. Numerose le autorità presenti, come rappresentanti delle forze di polizia e due consiglieri della Regione Marche. Il presidente ha inoltre ringraziato il lavoro dei tanti volontari che si sono impegnati per mesi per organizzare questa festa. La Proloco, ha proseguito, ha dei progetti ampi a livello turistico, come ad esempio l'intenzione di intitolare una strada provinciale a una pianta del nostro territorio.